Signori, buonasera, eccoci qua. Questo è l'impasto. Lo sviluppo è abbastanza buono, anzi io direi ottimo. Siamo giunti, credo, all'incirca al 30-40% di aumento in volume, quindi abbiamo ottenuto un gran bello sviluppo, devo dire. Adesso capovolgeremo la ciotola sul banco, faremo le nostre palline, vi mostro anche il sotto dell'impasto, quindi il reale sviluppo che ha subito la nostra massa. Solite palline da 300 grammi, altre 3-4 ore di appretto e ci faremo la nostra prova forno. Questa è la parte inferiore, quindi come vi dicevo prima, gran bello sviluppo. Ragazzi, non ci resta altro da fare adesso che pezzare il nostro impasto. Thank you.
brevi considerazioni finali. Come è andata questa volta? Ragazzi, io direi che questa volta è andata più che bene. Abbiamo azzeccato quello che era il nostro obiettivo, ovvero una pizza buona. Sembra una banalità detto così, ma in realtà è l'obiettivo che ci prefiggiamo sempre quando facciamo panificazione, insomma, noi amanti, ecco, della farina. Cosa intendo per farina buona? Intendo una pizza che ha sempre le stesse caratteristiche, ok? Quindi una pizza friabile, una pizza buona, saporita, scioglievole, dal gusto marcato ma non troppo, una pizza insomma che si fa mangiare con estrema facilità soprattutto, quindi una pizza non gommosa, ve lo ripeto, una pizza scioglievole, tutte queste caratteristiche che ecco noi cerchiamo sempre quando panifichiamo. L'obiettivo di oggi era anche accentuare un po' il cornicione, quindi abbiamo, ecco, ricercato un po' di quella che oggi si chiama pizza a canotto, che quindi marcando un pochino in più rispetto alla norma quello che è il cornicione della pizza. Comunque sia, in termini di diametro non ci siamo attenuti alla pizza a piatto, è più forte di me, per me la pizza è e rimarrà sempre pizza a ruota di carro, quindi con un diametro diciamo un pochettino sempre sopra la media. Quindi, come avete visto, la pizza riposta post cottura nel piatto ha superato abbondantemente quello che è il diametro del piatto stesso, quindi insomma una pizza da almeno 34 cm per me può definirsi pizza. Qui comunque ci addentriamo sempre in quelle che sono i gusti personali, ok? Quindi insomma ho espresso semplicemente un mio parere. Adesso, volendo entrare in maniera un po' più tecnica nelle fasi conclusive di questo video, pizza realizzata in giornata, pizza realizzata in poche ore, 8 circa, una pizza ottenuta senza l'utilizzo di alcun preimpasto o prefermento, una pizza un po' atipica considerando le tempistiche e rapportandole al tipo di farina utilizzato, lo so benissimo, ma a me piace un po' tirare per le orecchie i prodotti farinacei che vado a testare, ok? Quindi non mi va di fare un processo tipico per, ecco, per quel genere di prodotto farinaceo, ma mi piace un pochettino anche di testare quelle che sono un po' i limiti di certe farine. In questo caso non avevo mai provato una farina Manitoba della Caputo in una tempistica così breve. Ho fatto questo tipo di pizze con altri tipi di Manitoba, mi andava di vedere se la Manitoba della Caputo potesse essere gestita anche a ecco questo genere di processi, quindi con questo tipo di puntata, queste temperature e soprattutto queste tempistiche. Direi che diciamo così il processo è andato più che bene. Innanzitutto il prodotto finale mi ha più che soddisfatto, quindi già qua diciamo che ecco, una volta raggiunto l'obiettivo che volevamo raggiungere, il processo è andato benissimo. Volendo essere un pochettino più puntigliosi, l'impasto a fine maturazione, quindi un attimo prima della sua lavorazione sul banco per poter, ecco, ottenere la nostra pizza, ho notato un filino di tenacità. È anche normale, poiché ecco abbiamo cercato di spingere al limite un processo quale pizza a canotto in un tempo così breve con una farina del genere. Devo dire che questa cosa mi ha un pochettino lasciato così, perché lo sapete bene, io prediligo impasti ultra estensibili. Questo era tutto fuorché ultra estensibile, era un pochettino tenace, ma se devo dire assolutamente inestensibile, questo manco lo posso dire. Credo di aver azzeccato un po' tutti i parametri utili per questo tipo di processo: temperature, tipologia di puntata e via dicendo. Forse l'unica cosa che avrei potuto ulteriormente marcare per ottenere quel filo di estensibilità in più magari è l'idratazione, quindi sarei potuto giungere anche all'80 e forse anche qualcosina in più di idro, ecco, per poi ottenere a fine lavorazione un impasto che rispecchi i miei parametri lavorativi, ok? Quindi il mio modo di operare. Qualcuno potrebbe dirmi: impasto perfetto, Tony, io amo lavorare in questa maniera,
Io personalmente non amo stendere il panetto con ecco, la tecnica dei pugni, ok? Quindi vi parlo chiaro, io preferisco accarezzare i panetti e realizzare il mio disco di pasta, però insomma queste sono scelte lavorative che variano ecco, da persona a persona. In generale non amo molto questo tipo di impasto, però in linea di massima devo dire che il processo è stato più che azzeccato. Cornicioni abbastanza, devo dire, alveolati, abbastanza vuoti, abbastanza gonfi, quel filino di crunch che era molto marcato, quindi a me questo tipo di pizza, se fatto bene, fa letteralmente impazzire. Purtroppo, e dico purtroppo, prediligo più la classica ruota di carro, seppur in chiave contemporanea. Il canotto, nel vero senso del termine, lo evito solitamente quando vado a mangiare, perché so bene che è un prodotto di difficile realizzazione, o meglio di difficile realizzazione se fatto in una certa maniera, cioè bene. Realtà che fanno dei numeri, difficilmente possono tenere una pizza in forno 2 minuti e mezzo, 3 minuti, quindi parliamoci chiaro, è un prodotto che va fatto in maniera tranquilla in un certo modo, dunque è un prodotto di una rarità abbastanza ecco fastidiosa da un certo punto di vista, quindi preferisco andare su un altro genere di pizza quando vado a ecco proprio a consumare la pizza il mio giorno libero, ovvero il lunedì. Ragazzi, grazie come sempre di essere stati qua ancora una volta, grazie di avermi fatto compagnia. Ve lo ricordo, se vi va, se mille casi non sei ancora iscritto a sto benedetto canale, fallo adesso, attiva la campanellina, lasciami un like, commenta, fammi sapere cosa ne pensi. Ragazzi, ci becchiamo al prossimo video. Ciao!